Un'atmosfera magica per un incipit di tour memorabile. Questa è stata la prima data del Be Human Tour che ha illuminato il Teatro Ronconi di Gubbio per l'overture della serie dei concerti live dell'artista italo-canadese, ma dal DNA profondamente gubino, Sarah Jane Ceccarelli. Un tour che nasce dal successo di Sarah Jane nel contest L'artista che non c'era, organizzato dallo storico magazine e oggi webzine L'isola che non c'era, realtà che da oltre un ventennio si occupa di musica italiana per un concorso che da 17 anni intercetta e valorizza le nuove contaminazioni di cui la canzone d'autore si nutre e si arricchisce. La performer gubina ha conquistato così il premio denominato Nuovo Imaje, che offriva appunto la grande opportunità di mettere in atto un tour tutto spesato, e tramite l'agenzia toscana Musica Strada sono nate le nuove date del Be Human Tour, pronto a scaldare teatri locali del nord e del centro Italia. E come detto, ad inaugurare il tour è stato lo scenario del Luca Ronconi di Gubbio, gremitissimo per l'occasione, deliziato dalle note, dalle armonie e dai vocalizzi incantati di Sarah Jane, per un variegato mix di generi tra folk, blues, jazz, pop e accenni rock. Questo perché la musica di Sarah Jane Ceccarelli non può essere descritta con una sola nomea, ma solo vissuta dallo spettatore in un connubio melodico assieme a testi di matrice anglofona che trasmettono una positiva malinconia per quello che la stessa artista definisce un viaggio nell'umanità varia che narra le sue canzoni. Un live innovativo con il riarrangiamento dei brani dell'ultimo album dell'artista gubina Colors e l'arrangiamento di pezzi nuovi, tra cui il singolo The Lady Already Drunk, non ancora incisi, anche perché il nuovo disco di Sarah Jane verrà partorito a fine tour dopo aver collaudato sul palco ogni nuovo brano. Un viaggio musicale unico ed autentico che Sarah Jane ha portato a Ronconi e si appresta a trasportare in ulteriori location della penisola, assieme al fratello Paolo Ceccarelli, che in questa occasione suona la chitarra elettrica e la lap steel guitar, ovvero la cosiddetta chitarra hawaiana, che si suona da seduti, appoggiata sulle gambe e sprovvista di meccanismi a pedale. Parte integrante della band sono anche il musicista romano Lorenzo De Angelis, che suona la chitarra acustica, il basso elettrico e funge anche da corista, oltre a Matteo Dragoni, nativo di Orvieto, che suona la batteria e il metallofono, mentre Sarah Jane, oltre a cantare, si cimenta anche con il sintetizzatore. Ma la musica non è l'unica arte che Sarah Jane, vista anche su Canale 5 come uno dei 100 giudici nella prima edizione del seguitissimo talent musicale All Together Now, ha messo in pratica nella sua già fulgida ma ancor giovanissima carriera. Proprio assieme al fratello Paolo ha ideato lo spettacolo Stupida Intelligenza, riflessioni degne di nota, scritta a quattro mani con il regista Riccardo Tordoni, cimentandosi dunque anche come attore e traduttrice di brani dall'italiano all'inglese, e uno di questi, tratto dal repertorio del cantatore pisano Francesco Motta, ha registrato moltissime visualizzazioni online ed è parte integrante del tour, e al contempo prosegue anche il lavoro come interprete degli spettacoli di teatro musicale assieme al polivalente artista fiorentino David Riondino, dal titolo I cantautori sono canadesi e TG Suite, la cronaca cantata. Ora però focus puntato sul tour nazionale, con l'emergenza coronavirus che ha portato ad annullare e posticipare a data da destinarsi la tappa di venerdì a Vittorio Veneto, e dunque prossimo appuntamento è fissato per il 19 marzo all'Ex Wide di Pisa, con date previste poi anche in Lombardia ed Emilia Romagna, oltre che il 1 aprile al Bad King di Perugia e chiusura a Roma all'Alcazar. Poi il nuovo album e anche la volontà di portare la sopraffina arte musicale di Sarah Jane Ceccarelli anche fuori dai confini italici per un tour europeo. No one on the river is home.